altezza della rete 2,15. Non è ammesso un blitz del libero. Non sono previste limitazioni della recessione e dei servizi dell'esecuzione del servizio. Quindi non ci sono limitazioni. Ok, ciao. Con l'arbitro come vuole, può ricevere come vuole. Se l'arbitro me lo contesta, io cosa posso fare? Prego. Se l'arbitro me lo fischi, mi dici che ho sbagliato. Quello che fa legge è questo. Se l'arbitro mi dice no. Come non c'è l'arbitro? E mi dice no, è sbagliato. Ecco, esatto, su cos'è scorretto. Ascolta, questo è il problema. Perché vi obblighiamo a venire alle riunioni per la delineazione dei cartellini per chiarire questi problemi che si verificano. Se per esempio quell'arbitro che normalmente dice no, io non viene alla riunione, lo sa che glielo diciamo e il problema è risolto. Se invece questo qui non viene alla riunione, ci metto un timbro per piacere, non serve a niente. Mettiamo il timbro, però questo scritto non si è aggiornato e quando concreta di risolvere il problema. Attenzione, se una cosa di questo genere, addirittura potrebbe comportare la ripetizione della partita perché la partita verrebbe invalidata in quanto per un errore tecnico dell'arbitro, l'under 10 e l'under 12. Non è necessario l'arbitro, il dirigente arbitro, che sia munito del cartellino che adesso dopo vi diremo, questo cartellino qui. È sufficiente che sia tesserato CSI e che sia un dirigente di una società. Chiunque può arbitrare la partita, d'accordo? Under 10, under 12. Da quest'anno, questa è la prima cosa che diciamo di nuovo, da quest'anno le zone hanno chiesto che l'under 14, tutti gli arbitri che hanno la partita, o anche i dirigenti arbitri che hanno la partita dell'under 14, devono essere tesserati come dirigenti arbitri che abbiano frequentato il corso completo per dirigenti arbitri, che ovviamente avranno questo cartellino. D'accordo? Sono chiaro? C'è qualche cosa? Under 12. Abbiamo arbitrato sabato, ci sono posti anche avanti che possono venire. Arbitrato sabato, c'è una bambina che riprendeva la palla così e me la lanciava, proprio fermandola. Io gli ho fischiato una volta dicendo gli facciamo il punto, non può fare. La seconda volta gli ho dato il punto contro, la terza volta ho dovuto discutere con l'allenatore che mi diceva che in under 12 si può permettere di fare queste cose. Anche qui, invece che io ho letto l'under 14, ma l'under 12 c'è scritto lo stesso, però sicuramente non c'è scritto quel fatto che può fermare la palla e spingere dall'altra parte. A proposito di questa domanda che ha fatto lui, facciamo un altro chiarimento. La questione del tocco agevolato, cioè il primo tocco sinistro, il primo tocco agevolato, cosa significa? Significa che il giocatore che riceve, la squadra avversaria fa l'effetto in servizio, il giocatore che riceve ha questo vantaggio di avere il tocco agevolato. Il tocco agevolato cosa significa? Che anche se magari la palla non è ricevuta perfettamente, l'arbitro non fischia il palla. Attenzione, però anche nel primo tocco, se c'è il doppio fallo, un giocatore prende la palla prima con una mano, poi con l'altra, o che devo dire, prende la mano, come dicevo tu, che la prende così e poi la spinge, questa è palla spinta, anche se il primo tocco, perché palla ferma, bloccata e spinta, quindi è fallo. D'accordo? Allora, nel misto. Sempre, io vi chiedo sempre la cortesia di ascoltare quello che dice, quello che vedete, poi dopo di che le cose chiedete. Nel misto, quali sono i vincoli affinché il libero maschio possa sostituire una giocatrice? Il libero può per sostituire un giocatore o un giocatore di secondo, perché il libero può essere un maschio, una femmina. No, il libero maschio che sostituisce una giocatrice. Per quanto riguarda la sostituzione maschio e femmina nel misto, l'importante è che si rispetti la regola che dice che in campo ci devono essere minimo 3 donne e 3 femmine e minimo un maschio. Quindi, come si può giocare con 3 femmine e 3 maschi? 4 femmine, 2 maschi, 5 femmine e un maschio. D'accordo? Questa è la procedura. Il libero che entra, può entrare sia se maschio che femmina, sempre rispettando questa norma che dice 3 a 2, 3 a 3, 3 a 4, 2, 5 a 1. D'accordo? La regola invece dice che non possono esserci 3 maschi. Ma lo vedo, lo sai. Allora andiamo avanti. La regola che dice davanti a un senso. Dice che se nella compilazione della formazione della squadra, l'arbitro o il dirigente arbitro che si accorge che
per effetto della rotazione i tre maschi verrebbero a trovarsi a un certo momento tutti e tre nella posizione 2, 3 e 4, cioè nella posizione avanti tutte e tre, quello diventerebbe fallo di formazione. Voi cosa dovete fare? Dovete avvertire eventualmente, dovete avvertire dell'errore e dire guarda che qua hai fatto una formazione che potrebbe comportare un errore di formazione e quindi perderesti il punto. L'allenatore cosa può fare? Può fare due cose: o sostituire quel giocatore e riorganizzare la squadra, oppure dice no, a me non mi interessa, io quando se quei tre si vengono a trovare davanti faccio il cambio, e quindi lo può fare, d'accordo? L'importante è che quando i tre giocatori maschi si dovessero trovare tutti e tre davanti, in quel caso là è fallo di formazione. Dicevo, lui è intervenuto perché lui è responsabile della zona di Sironi e quindi conosce meglio di me quelle regole lì, proprio perché allora lui tratta le under 10, le under 12 e ha trattato fino all'anno scorso anche le under 14. E quindi, ripeto quello che ha detto lui, cioè che un giocatore, che non c'è una giocatrice, maschio femminile che sia, che dell'under 12 è obbligato a giocare un set completo, dall'1 al 25. Non faccio per dire dall'1 al 10 il primo set e dal 10 al 25 il secondo set. No, un set completo, d'accordo? Quindi questa è la regola e questa va rispettata. Okay. Andiamo avanti, precisazione sull'invasione a rete. Anche qui vengono riportati delle questioni della casistica, per cui il tocco volontario della rete, tanto per dire quello che va lì a tirarla giù per far passare la palla, deve essere sanzionato non solo con il normale fallo di invasione, ma anche con la penalizzazione. Questo penso che fosse chiaro e ovvio a tutti, anche se per fortuna non si verifica mai. Mentre quell'altro caso, la modifica vistosa dell'assetto della rete, è una, diciamo, nota importante di questa stagione, perché il fatto che la rete si muove non è sempre fallo. Come vedete da quello che è scritto, modificare vistosamente l'assetto della rete non deve essere considerato fallo se non interferisce con il gioco avverso. Infatti, dopo il vistoso tocco della rete, se la palla resta nello spazio di chi ha effettuato tale tocco, non interferisce col gioco avversario. Dopo il vistoso tocco della rete, se la palla è giocata dall'avversario lontano dalla stessa rete, non c'è interferenza sul gioco. Se la palla attaccata va fuori non toccando il muro, che scendendo tocca vistosamente la rete, il tocco non è falloso perché non è interferito col gioco. Nel contempo, però, se un atleta tocca vistosamente la rete in modo tale che venga variata la sua altezza mentre la squadra avversaria sta giocando la palla nelle vicinanze della rete, il vistoso movimento della rete interferisce sul gioco avverso, sia perché lo disturba visivamente, sia soprattutto perché l'altezza della rete viene di fatto modificata. Tanto per rendere un pochino più complicata a voi la cosa, ma in realtà è per lasciare un po' più giocare loro. Ciò, nel senso, tanto per specificare, uno comunque tocca la banda superiore, fallo. Casomai qualcuno avesse dei dubbi su sta cosa. Poi, un giocatore avanti dopo una sua azione di attacco o di muro, nel ricadere a terra e prima di riprendere la posizione statica, prima si appoggia e poi si aggrappa alla rete, evitando così di entrare nel campo avverso. Quale sarà la decisione degli arbitri? Così come descritta, l'azione non è volontaria e tesa ad ingannare gli arbitri, ma una istintiva necessità. Per cui, se il movimento della rete non interferisce con il gioco avversario, non è fallo. Se invece tale azione causa un'interferenza, la stessa deve essere considerata fallo. Sì. Avendo affidato il piede delle ragazze che attaccando cannavano da mettere a misura e si impastoriavano dentro la rete, a quel punto, da come la descrivi tu, cioè saltavano al posto di alto di lungo
Allora, da come la descrivi tu, visto che è più un salto in lungo che un salto in alto, è fallo. Però la questione che viene invece qui ribadita è che, per esempio, uno fa il salto in alto, però cade male, per esempio mette giù male il piede e si appoggia alla rete vistosamente. Non è fallo. Uno che fa il salto in lungo non è tanto giustificabile, no? Viene spiegato come dare i cartellini, se durante l'azione, applicazione, domande di questo genere, vengono codificate alcune condotte scorrette, alcune, non tutte, quelle possibili immaginabili, tanto per farvi un esempio, l'apostrofare dicendo no è una lieve condotta scorretta, è scritto che è così, quindi non c'è da interpretare. Però, per quello che interessa al momento, nel super succo, è che la lieve condotta scorretta da questa stagione si gestisce in due fasi. Prima condotta scorretta, fase 1, con avvertimento verbale, chiamate il capitano in gioco e lo informate che il componente interessato riceve l'avvertimento verbale, se è in panchina, se è in campo, chiamate anche lui eventualmente. Seconda fase, cartellino giallo, che da questa stagione non è più penalizzazione ma avvertimento ufficiale. Il cartellino giallo, anche se dato al singolo, vale per tutta la squadra. Ciò significa che un qualsiasi altro componente fa anche un'altra lieve condotta scorretta, prende la penalizzazione, anche se è la prima cosa che fa in tutta la partita. Chiaro? Penalizzazione da quest'anno si dà col cartellino rosso, l'espulsione si dà col giallo e rosso tenuti nella stessa mano, la squalifica si dà col giallo e rosso tenuti nelle mani diverse.